Allora, le primarie sono senza dubbio una grande occasione democratica di partecipazione alla scelta del candidato del centro-sinistra. La mia candidatura ha una genesi abbastanza particolare perché è nata prima di tutto da un gruppo di eterogeneo di una cinquantina abbondante di persone che si è rivolta a me, ma anche alle forze del centro-sinistra, proponendomi come candidato appunto alle primarie per le amministrative 2012. Quindi, e poi CEL ha raccolto questo stimolo e quindi ho un appoggio esterno da parte di CEL. La cosa che mi piace sottolineare è che il comitato elettorale che mi sostiene, in realtà è composito e composto da persone che hanno storie e provenienze molto diverse. Alcuni hanno un passato partitico e della parte di CEL, ma la stragrande maggioranza degli altri no. Quindi diciamo che se il discorso nasce come esigenza partecipativa, allora è giusto che anche il resto della campagna elettorale, ma ancora di più del programma, si muova in questa direzione. Per cui il programma, dopo che il comitato ha definito, diciamo, una cornice, una volontà, una visione di città, si sta in realtà scrivendo con gli incontri che stiamo facendo nei quartieri. Sono incontri dove si allestiscono delle occasioni di partecipazione e dove la gente esprime l'idea di città che ha in mente e le modalità e i modi con cui realizzarla. Ecco, scusa, ma quali Senza sono i punti? dubbio, Pronto? sì, pronto? Scusami, ma quali sono i punti alternativi alla giunta di Bruttomesso, cioè quelli più evidenti? Quelli più evidenti riguardano. Allora, intanto esiste una visione differente di città, cioè noi vogliamo una città che sia inclusiva, partecipativa e che promuova i cittadini. Una delle ultime cose molto gravi è la questione società partecipate. Per esempio, noi sosteniamo che le persone che devono sedere ai tavoli delle società partecipate debbano avere un curriculum adatto, ma soprattutto tale curriculum deve essere sottoscritto da un certo numero di cittadini. Questo è un modo per incentivare, per spingere i cittadini alla partecipazione anche in queste cose che normalmente sono nebulose. Altrimenti la Giunta Bruttomesso ha aumentato le tariffe degli asili nido. Noi pensiamo che i bambini siano il futuro di questa comunità e di questa collettività. Pertanto pensiamo che i soldi spesi per i bambini siano un investimento, che è un investimento da fare. E quindi abbiamo in mente la costruzione di un nuovo asilo. I quartieri vanno valorizzati nelle particolarità che li contraddistinguono. È evidente notare alcune cose macroscopiche. Ombriano e Sabbione hanno le dimensioni di un paese, ma non ne hanno i servizi. Allora, perché non pensare a migliorare queste situazioni? Un'altra cosa che abbiamo in mente di applicare ai quartieri è l'elezione dei rappresentanti di quartiere, che avere un canale diretto e privilegiato con l'amministrazione. In questo modo l'amministrazione potrebbe essere sempre a contatto con i cittadini, perché lo scopo è quello di costruire una città che sia per i cittadini e non per gli amministratori, come succede con Bruttomesso, per esempio, adesso. Ho capito. E quindi si presentano come primarie vere? Speriamo di sì, l'intento sarebbe quello. L'idea è che appunto le primarie possano portare anche qua un elemento di novità. La mia candidatura è adattissima alle primarie perché se le primarie sono una novità per la città di Crema, all'interno delle primarie la mia candidatura si colloca benissimo perché è un'ulteriore novità già nella sua nascita. Io sono una persona che non ha un passato partitico, politico sì, perché ognuno di noi è cittadino e esercita la sua cittadinanza attraverso l'informazione e
alle attività politiche, ma non ho mai avuto un passato partitico, a parte da un anno a questa parte, insomma. E quindi questo di sicuro un ulteriore elemento di novità.